adesso vediamo come poter dare un nuovo permesso ad un'anagrafica, quindi un collaboratore in questo caso. Quindi entriamo all'interno di Utility, abbiamo dovuto già dare un'anagrafica ad un collaboratore in questo caso, quindi Giovanni, abbiamo dato un'anagrafica. E creando un'anagrafica all'interno del sistema network, gli diamo anche un user, quindi lo possiamo chiamare Giovanni. E salviamo. Una volta salvato, andiamo a dare il ruolo a Giovanni, che è un collaboratore. Quindi entriamo in ruoli e permessi, entriamo in collaboratore. Entriamo in permessi, entriamo nella ditta specifica perché Food Hosting Cloud può gestire diverse ditte all'interno del sistema. Quindi entriamo e resettiamo i permessi. Così facendo, il collaboratore, in questo caso Giovanni, ha a disposizione tutte le conferme, quindi ha accesso a tutto. Quello che dobbiamo fare noi è limitare eventualmente l'ingresso a determinate pagine o determinate, diciamo, informazioni. E possiamo fare che andiamo a selezionare su no un'operazione specifica. Per esempio, in questo caso il collaboratore non potrà vedere il tipo di pagamento. Ecco, mettiamo non lo puoi visualizzare. Non lo puoi inserire, né? O comunque non lo puoi modificare o non lo puoi cancellare. Andiamo a dare conferma di volta in volta singolarmente, così possiamo dare al collaboratore l'accesso o meno a delle informazioni. Ok, la stessa cosa per i prodotti e quant'altro. Come fa ad accedere il collaboratore in questo caso alla nostra piattaforma, quindi alla piattaforma della tua azienda? Bisogna entrare in secure.foodhostingcloud.com, digitare il nome dell'user, in questo caso abbiamo detto Giovanni, mentre la password, quella di base che poi si può cambiare, è Enter. E accedo. In questo momento Giovanni è entrato all'interno della sua piattaforma, inizia, sistema l'anno di riferimento, ha una serie di strumenti e quindi può accedere agli strumenti che gli abbiamo, diciamo, assegnato. Ok, quindi sotto il nome di Giovanni, come vedi qua. Questo è tutto per il momento, alla prossima.